quanti calci ad un pallone per sognare. Campioni nel cuore, che bello sarà sulla maglia un tricolore da cucire. Campioni nel cuore, si sentirà il tuo nome dagli ultra. Allora, siamo qui con la nuova Taras Campione Giovanissimi Regionali. Quest'oggi vorrei presentare tutti i ragazzi cercando di dare un attimino spazio a tutti. Allora, in primis vorrei ringraziare Giovanni, gli sponsor, che devi naturalmente far passare il gol, che ci aiutano in questa nostra avventura. E poi diamo la linea ai ragazzi che sono il fulcro di questa trasmissione, 80° minuto. Allora, vai! Antonio Boccadamo, terzino destro, 99. Fortissimo! Gianmarco Menichini, portiere 99. Che ieri ha giocato il secondo portiere, ma ieri è entrato il secondo tempo. Vai! Francesco Busacchino, terzino sinistro, 98. E fai sentire un attimino, ieri che cosa che... Avete vinto il campionato ieri, una grossa soddisfazione, perché da agosto che vi siete fatti? Il sedere, dai. Oggi è stato più buono, vai. Oh, passate Roberto, anno 1999, centrocampista centrale. Centrocampista centrale, ieri ha giocato un pochettino più dietro. Difensore centrale. E lui in famiglia c'ha un altro fratello che gioca anche nel Leporano, perché gli veniva da controllare tutti, giusto? Sì. Angelo Valumbo, 99, attaccante. Attaccante. Poi abbiamo Federico Mastro Pietro, 99, attaccante. 99 attaccante, io non voglio togliere niente a nessuno. Ieri è stato straordinario, ha fatto una partita veramente bellissima. Ha fatto un provino con la Juventus che è andato bene. Me ne puoi dare conferma? Ed è un ragazzo, uno dei tanti ragazzi della nuova Taras, che veramente può arrivare, io lo spero. E mi dispiace che il Taranto non è in condizioni economiche per poter magari prelevare questi ragazzi che giocano a Taranto, sono di Taranto, e magari devo mandare alla Juventus, all'Inter o che sia, e non possiamo prenderlo. Questo mi dispiace davvero tanto. Tu? Mattia Marcella, 99, centrocampista. Lui è fortissimo, è veramente un lottatore del centrocampo. E anche su Facebook è uno di quelli che si dà più da fare, eh? Sono dei ragazzi straordinari, bravi nel calcio, bravi nella vita, veramente educati, come il loro mister Brignolo vuole. E continuiamo con la presentazione, vai. Boccadamo Stefano, 99, terzino sinistro. Perfetto, passiamo a lui. Giuseppe Salfrizzi, centrocampista centrale, 98. Vai. Ciampa Mattia, 98, difensore centrale. Io su Ciampa voglio dire una cosa, perché l'ho detto anche su Federico. Lui ha un fratello che gioca nel Taranto, gioca nel Bologna, e sembra che la famiglia, no, che sono con DNA, ed è veramente un ragazzo fortissimo calcisticamente ed è un ragazzo molto molto educato. Vai. Andrea Zollo, 97, alla sinistra oppure esterno alto. Se ieri è entrato contro il Sabato, ha fatto veramente una bellissima prestazione. Ripartiamo con i giovanissimi regionali della nuova Taras di Fabrizio Pignolo, campioni regionali, con la presentazione dei ragazzi. Vai. Mirabile Gustavo, 98, terzino destro. Perfetto, vai. Nicola Ladiana, 98, terzino destro. Nicola Ciccone, centrocampista centrale. Matteo Matelese, 99, portiere. Perfetto. Grande Alessandro, 98, centrale difensivo. Calma, vai.
avanti. Simone Serafini, 99, terzino sinistro. Perfetto. Pietro Lorenzo, 99, attaccante. Michele Murgolo, mi interesso della fascia Pulcini in collaborazione con Nicola Ungaro e Domenico Zaffarano. E a completamento di come si vince, io aggiungerei che nello sport ci vogliono due elementi fondamentali: programmazione e lavoro. Queste due componenti nella nostra società, a partire dal presidente Ettore Goretti e sino all'ultimo componente della scuola calcio, non mancano piani di lavoro, applicazione e sudore. Questo così si vince. Perfetto, vai con mister Boccadamo. Luigi Boccadamo, sono il tecnico che è un Fabrizio Brignolo, praticamente seguiamo i gruppi 98, 99 e 2000, sono dei bellissimi gruppi con i quali ci riusciamo a togliere tantissime soddisfazioni. E qui abbiamo? Vabbè, io sono dirigente accompagnatore, ringrazio moltissimo questi bravissimi bambini, ringrazio soprattutto la società che li ha portati fino a questo punto. C'è calda già, c'è una lacrima negli occhi di tua madre, la borsa è là, sarà un'amica d'avventura. Come strano sotto l'alba camminare, quanto freddo fa, non c'è traffico, metri e sei davanti alla stazione. Che fortuna avere tu questa occasione. Campioni nel cuore di questa città, quanti calci ad un pallone per sognare. Campioni nel cuore, che bello sarà sulla maglia un tricolore da cucire. Campioni nel cuore, si sentirà il tuo nome dagli ultra. Telefono ti stringerà un amore e ti chiederà quando tornerai. Le promesse vanno fatte senza luce, ma il tuo sogno va gridato a piena voce. Campioni nel cuore questa città. Sono qui con Fabrizio Brignolo, allenatore, mister, dirigente, tutto fare della Nuova Taras, giovanissimi regionali che hanno vinto il campionato e che domani sera avremo ospite la nostra trasmissione a Tutto Sport. Quindi allora, già vi stiamo fissando che domani siamo ospiti della trasmissione, però... Fabrizio, a volo le tue impressioni. Niente, un'emozione particolare. Niente, sono emozionato. Grazie, mister! Allora,
penso che non c'è il miglior ringraziamento della pose dei ragazzi, Fabrizio. Per trovare una cosa insieme tutti quanti, mi si boccavamo il prof. E c'è Federico Mastropietro, non me ne voglio nessuno. Oggi è stato il migliore in campo. Grazie. Oggi. Niente, le tue impressioni, il tuo ringraziamento ai compagni e al mister, perché sono d'obbligo. Grazie. No, devo mi fa di tutto il ringraziamento. Dai. È emozionato pure Federico, oggi è difficilissimo perché sono tutti emozionati dal mister, Federico. Un altro volo, dai, vieni Mattia. Grazie. Sono preparati, raga. Allora Mattia, dici qualche cosa tu almeno per favore. Dimmi i tuoi ringraziamenti, le tue impressioni, i ringraziamenti al mister e ai tuoi compagni. Dai. Beh, è stata una partita molto emozionante. Ringrazio il mister e la mia squadra. Allora, direttamente le tue impressioni, quello che vuoi dire, a ruota libera. Vabbè, buona. Siamo un grande gruppo, anche se sono Silvano Portese, sono felice. Buona, 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 buona. Allora, il più alto della squadra, allora, le tue impressioni. Dai questa vittoria a tutti quelli che ci hanno seguito dall'inizio del campionato. Grazie! Quello che vuoi dire tranquillamente a ruota libera. Secondo me il mister ha fatto un buon lavoro da agosto, ci ha preparati per vincere il campionato e ringrazio tutti. Beh, posso dirti che Bandino è stato un grande calciatore, non può che essere un grande mister, eh? Vai, ma ragazzi, vieni. Beh, io dico che ci stiamo spaccando il culo agosto e finalmente abbiamo vinto. Para